Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando della ormai annosa vicenda della strada parco e della filovia lungo il tratto Pescara-Montesilvano, perché il TAR sezione staccata di Pescara ha accolto il ricorso presentato dal Comitato Strada Parco Bene Comune contro il progetto di TUA, Regione e Comuni di Pescara e Montesilvano, progetto che prevedeva la realizzazione della filovia appunto lungo il tracciato della strada parco. Vediamo tutto nel servizio. È arrivato allo stop, che potrebbe risultare pressoché definitivo, al progetto della filovia che avrebbe dovuto collegare Pescara a Montesilvano attraverso la strada parco. Il TAR di Pescara, in seguito all'udienza di merito del 14 ottobre scorso, ha infatti accolto il ricorso presentato dal comitato Strada Parco Bene Comune, che tramite gli avvocati Claudio e Matteo Di Tonno aveva chiesto l'annullamento del nulla osta di sicurezza sulla base di alcune criticità riguardanti la circolazione e il passaggio dei pedoni e di altri profili legati alla compatibilità ambientale. Si tratta di una vittoria storica attesa da oltre 20 anni, il commento del presidente del comitato Ivano Angiolelli in merito alla sentenza pubblicata questa mattina e la certificazione che le opere pubbliche non si possono fare senza il consenso dei cittadini. Nella sentenza si legge che sono state del tutto trascurate in fase di nulla osta progettuale e indebitamente rimesse solo a una verifica di esercizio una serie di prescrizioni contenute nella relazione del comitato tecnico. Prescrizioni riguardanti ad esempio la necessità di riorganizzare la piattaforma stradale lungo il percorso ordinario aperto anche alle altre auto affinché le corsie di marcia degli autoveicoli abbiano larghezza adeguata e conforme al codice della strada, ma anche la capacità delle fasi semaforiche di risolvere tutti i punti di conflitto con il filobus e la mancata installazione di dispositivi di dissuasione di marcia pedonale come arbusti o barriere non sormontabili nei punti in cui non è stato possibile adeguare il marciapiede lato mare e quindi vi possono essere problemi di sicurezza per i pedoni. Si tratta di un duro colpo per TUA, Regione e i due comuni interessati che confidavano nel disco verde da parte del TAR, tanto è vero che qualche tempo addietro presentarono ufficialmente nuovi filobus annunciando la fine del cantiere per i primi mesi del 2023. La decisione del TAR, che segue altri pronunciamenti, essendo entrata nel merito, assume una valenza di particolare rilievo, che a questo punto potrebbe restringere drasticamente i margini per eventuali ulteriori ricorsi da parte degli enti interessati. Adesso la pagina della Regione è giallo sui 77,6 milioni di euro di fondi che la Regione rischia di perdere. Il direttore del Dipartimento di Presidenza denuncia, Marsilio smentisce e il capogruppo PD Silvio Paolucci ai nostri microfoni rilancia. Vediamo. Cortocircuito ai vertici della Regione, con il rischio sempre più concreto che alla fine a rimetterci siano l'Abruzzo e gli abruzzesi. Sono rimasti infatti soltanto 23 giorni per provare ad evitare di perdere 77,6 milioni di euro derivanti da fondi statali ed europei che avrebbero dovuto essere impegnati tassativamente entro il 31 dicembre 2022. Finora non è stato fatto e adesso, nel pieno di una fase di crisi economica particolarmente acuta, si rischia di essere costretti a rinunciare a risorse fondamentali per lo sviluppo della Regione e per fare fronte alle difficoltà del momento. Le modalità con le quali il caso è venuto alla luce rappresentano un vero e proprio giallo. È stata infatti Emanuela Grimaldi, direttore del Dipartimento della Presidenza della Regione, dunque una figura apicale che opera per conto del governatore Marsilio, a prendere carta e penna il 2 dicembre scorso per informare lo stesso Marsilio e il suo vice imprudente, ma anche il sottosegretario D'Annuntis, gli assessori Liris, Campitelli, Quaresimale e Damario, il direttore generale Sorgi e i direttori dei vari dipartimenti regionali, che i soldi sono a rischio a causa del mancato raggiungimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, atto necessario per accedere ai fondi. Marsilio nelle ultime ore ha smentito il suo direttore di dipartimento, sostenendo che non c'è alcun rischio di perdere le risorse e affermando che la lettera di Grimaldi testimonia anzi la corretta attività di controllo e monitoraggio svolta dall'amministrazione regionale.
Una versione che però non convince e che apre il campo ad una serie di interrogativi. Se l'allarme di Grimaldi era fondato, Marsilio era o non era a conoscenza della situazione prima della lettera del 2 dicembre e da allora cosa ha fatto per porre rimedio? Perché Grimaldi ha sentito la necessità di mettere tutto nero su bianco e di informare una platea particolarmente ampia di politici e dirigenti? E infine, cosa certamente più importante per l'Abruzzo e gli abruzzesi, i 77,6 milioni di euro in questione sono o non sono a rischio? Un punto quest'ultimo, rispetto al quale Silvio Paolucci, capogruppo del Partito Democratico in Regione, dimostra di non avere dubbi. Intanto la reale situazione lo esprime Marsilio stesso, nel momento in cui il Dipartimento alla Presidenza, cioè quello direttamente indirizzato, controllato, programmato dal Presidente Marsilio, indica, precisa, scrive, sottolinea che c'è il rischio del disimpegno di ben 77,6 milioni di euro. E poi c'è l'altra responsabilità che noi solleviamo da tempo, vogliamo risposte per il caro bollette. Da settembre chiedevamo la mappatura delle risorse che rischiavano di essere disimpegnate per fare, diciamo, una iniziativa e metterla in campo a favore di famiglie ed imprese. Oggi addirittura rischiamo, oltre al danno, la beffa, cioè rischiamo di non aver dato alcuna risposta alle imprese e alle famiglie e allo stesso tempo che quei soldi vengano restituiti. È davvero un atto grave quello che sta avvenendo, una lettera che denuncia la mancanza della programmazione e le responsabilità del Presidente Marsilio. Parliamo adesso del biodigestore di Città Sant'Angelo, perché i consiglieri regionali e comunali del centro-sinistra hanno tenuto oggi una conferenza stampa per parlare delle modalità di finanziamento del biodigestore e i debiti maldestramenti causati ai cittadini. Invece di ricorrere al prestito alla BEI, secondo il centro-sinistra, si poteva finanziare con il PNRR. Il servizio. Sul nuovo biodigestore che dovrà sorgere in contrada Piano di Sacco a Città Sant'Angelo, il prestito BEI non era affatto l'unica soluzione. Smentite le dichiarazioni di Masci e Perazzetti, rispettivamente primi cittadini di Pescara e Città Sant'Angelo, che sostenevano l'impossibilità di ricorrere ad un contributo a fondo perduto. Malgrado quanto asserito dai primi cittadini, il biodigestore avrebbe potuto essere finanziato con i fondi del PNRR. In questa maniera si sarebbero ottenuti risparmi, condizioni più vantaggiose e probabilmente tempi più celeri. Erano dunque fondate le critiche dei consiglieri comunali di Pescara e Città Sant'Angelo e del tutto avulse dalla realtà le giustificazioni accampate dai due sindaci. Così il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli, che ha parlato della vicenda questa mattina a Pescara nel corso di una conferenza stampa. Era possibile partecipare a un bando del PNRR per questa economia circolare, quindi per questo tipo di impianti, che proprio il 2 di dicembre, qualche giorno fa, è uscito, diciamo, la graduatoria e premia tre comuni abruzzesi, due più Ecolan, che è comunque il parigrado, diciamo, di ambiente nella provincia chietina. È del tutto evidente che è molto più sconveniente accedere ai fondi BEI, come ha fatto il Comune di Pescara, destinando 15 milioni di euro per il biodigestore, quando invece questi soldi potevano essere presi a fondo perduto, significa gratuitamente, significa che i cittadini di Pescara e in parte anche quelli di Città Sant'Angelo non dovevano restituire alla BEI perché li avrebbero potuti utilizzare, e significa o ridimensionare molto l'eventuale project financing oppure annullarlo del tutto. Voglio ricordare che Termo ha preso circa 28 milioni di euro, questo biodigestore costerà invece alla città di Pescara, alla nostra provincia, circa 32, il bando non è stato ancora pubblicato, quello del project, quindi probabilmente si andrà all'inizio del 2023, e siccome questi comuni che hanno preso questi fondi devono avere obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2023, molto probabilmente questi tre impianti, i vecchi che si ampliano e quelli nuovi, saranno pronti prima di quello di Pescara. Insomma, una disfatta su tutta la linea. Purtroppo il bando è scaduto, la graduatoria è stata pubblicata, il sindaco di Pescara e il sindaco di Città Sant'Angelo che dicevano sarà finanziato un solo comune per tutto Abruzzo, consiglio di guardare questa graduatoria dove ci sono Teramo, Cupello, quindi già sono più di un comune, e la Ecolan per quanto riguarda il Chietino. Il problema.
qual è? Adesso il nostro consueto appuntamento, ormai settimanale, con il bollettino Covid. Sono 6.298, di cui 981 reinfezioni, casi positivi al Covid registrati tra il 3 e il 9 dicembre in Abruzzo. Eseguiti 4.948 tamponi molecolari e 28.233 test antigenici, il tasso di positività è pari al 19%. I nuovi positivi provengono per il 1046, sono della provincia dell'Aquila, 2001 di quella di Chieti, 1532 vengono da Pescara, 1567 dalla provincia di Teramo e poi ci sono 66 nuovi positivi da fuori regione, mentre 86 persone sono al centro di verifiche. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 11 nuovi casi di età compresa tra 75 e 95 anni e sale a quota 3.782. Negli ultimi 7 giorni sono stati 4.701 i dimessi guariti, gli attualmente positivi in Abruzzo sono 18.955, più 1.586 rispetto a venerdì scorso, 260 i pazienti ricoverati in ospedale in area medica, più 45 rispetto a venerdì scorso, 9 sono ricoverati in terapia intensiva, meno 3 rispetto a venerdì scorso. E continuando a parlare di Covid, ma anche della ormai famigerata influenza australiana, sono in tanti gli italiani che in questi giorni che anticipano il Natale sono a casa appunto con questi malanni. Anche l'Abruzzo deve fare i conti con l'influenza e il SARS-2, il picco previsto per fine mese e i primi di gennaio, come spiega ai nostri microfoni Paolo Fazzi, direttore dell'unità operativa complessa di virologia e microbiologia dell'ospedale di Pescara. Il servizio di Paolo Renzetti. Influenza, Covid, siamo in inverno, qual è la situazione? La situazione è che è ritornata la grande l'influenza, perché in questi ultimi anni con le mascherine ovviamente non aveva avuto modo di farsi sentire. E c'è questa variante australiana che dà dei quadri anche piuttosto importanti, ovviamente nulla di eclatante, però febbre molto alta, malessere, astenia e sindrome, diciamo così, influenzale. E poi ovviamente c'è sempre Covid, sembra che non ci sia perché non se ne parla, Covid c'è sempre, purtroppo continua a dare dei problemi importanti nei soggetti ovviamente fragili o nei soggetti anziani con comorbilità, ma anche nei soggetti che non novax, diciamo così, che non si sono voluti vaccinare. Purtroppo è così, sicuramente parliamo di un SARS-CoV-2 indebolito nelle capacità, diciamo, patogene, perché è così che succede quando c'è un salto di specie, però è ancora presente, non è ancora quel virus banale in grado solo di dare un raffreddore comune, lo diventerà probabilmente fra qualche tempo, ma adesso ci deve ancora fare paura. Reparti ospedalieri però registrano presenze nella norma in questo periodo, da questo punto di vista sono grossi problemi. Esatto, non è una situazione assolutamente preoccupante, solo che è comunque preoccupante il fatto di vedere persone ancora che si ammalano anche in maniera importante di Covid. Peraltro adesso si andrà verso una fase probabilmente di picco epidemico di tutte e due le virosi. Quando ci sarà questo picco? Presumibilmente? Sì, verosimilmente nel periodo natalizio, ovviamente per tutta una serie di motivi, insomma ci sono persone che torneranno, poi nel periodo natalizio con le ferie c'è la santa e sacra abitudine di riunirsi fra amici, fra famiglie eccetera, e quindi ovviamente queste situazioni soprattutto al chiuso predispongono al passaggio di infezione per via aerea, e poi ci sono altre situazioni, comincerà a fare un po' più freddo, le mascherine ovviamente non si usano più, c'è gente che non si è andata a rivaccinare per la quarta dose di Covid, insomma ci sono tutte situazioni che favoriscono appunto l'insorgenza di virus del raffreddamento. Tra l'altro in questa fase in tutta Italia, anche qui da noi, c'è un picco epidemico di virus respiratorio sincitiale in ambito pediatrico.
Ci trasferiamo adesso a Giulianova. Un casco refrigerato al Day Hospital oncologico è stato donato all'ospedale di Giulianova dall'Associazione per la lotta ai tumori Giovanna Savini di Giulianova, presieduta da Rocco Tondini. Si tratta di un apparecchio utile per prevenire l'alopecia nei pazienti sottoposti a chemioterapia. A ricevere l'apparecchiatura nel corso di una cerimonia sono stati il direttore sanitario Maurizio Brucchi dell'ASL di Teramo, il direttore del Dipartimento Oncologico Carlo Dugo, la responsabile della WOSD di H Oncologico Giulianova Sant'Omero, Sonia Di Felice, insieme al personale. Alla cerimonia hanno partecipato anche il vescovo della diocesi di Teramo Atri, Lorenzo Leuzzi, che ha impartito la sua benedizione, il sindaco di Giulianova Giovan Costantini e il cappellano dell'ospedale Don Sergio Mucci. Il casco refrigerante viene usato prima, durante e dopo la chemioterapia. Il freddo, causando una vasocostrizione, riduce il rischio di comparsa di alopecia in quanto arriva meno sangue al cuoio capelluto. Ancora sanità, i comitati civici che appoggiano il progetto del nuovo Mazzini nella stessa area di Villa Mosca ottengono dal sindaco D'Alberto l'impegno a discuterne in consiglio comunale. Infatti parte della cittadinanza insiste che la scelta dell'area più idonea debba essere fatta dal comune. Per l'ASL di Teramo invece il nuovo nosocomio va realizzato senza dubbio a Piano Daccio. Vediamo. L'incontro istituzionale sul nuovo ospedale di Teramo come si è concluso? Si è concluso con il suo intervento? Sì, beh, diciamo che si è concluso bene per certi versi, perché abbiamo avuto la promessa, garante la Presidente della Camera di Commercio Antonella Ballone, che il convegno non è stato il punto di arrivo ma il punto di partenza per aprire un dibattito importante nella città di Teramo. Lei ha ribadito perché il Mazzini deve rimanere a Villa Mosca? Perché l'urbanistica della città cambierebbe completamente. Se non ci fosse la possibilità di costruire un nuovo ospedale al Mazzini, allora saremmo obbligati. Ma visto che nell'area del Mazzini, nell'area di Villa Mosca, tutto lo spazio che va verso il supercarcere, c'è ampia possibilità di costruzione di un ospedale di secondo livello, a noi sembra opportuno che la urbanistica della nostra città non venga stravolta e destinata verso il mare. Insomma. Il sindaco ha preso degli impegni? Sì, ha preso degli impegni, garante la Ballone, come dicevo, di convocare un consiglio straordinario a breve. Speriamo però che non sia solo un consiglio di facciata, ma che il consiglio venga preparato da tutta una serie di incontri con le realtà economiche, civili, sociali nostre. Gli studi comparativi delle quattro aree, delle cinque aree individuate dal Consiglio Comunale del 2019 devono essere svolti da tecnici di fiducia del Comune, non di una delle parti contraenti. È il Comune che decide come si sviluppa la città, è il Comune che decide qual è l'area da destinare all'ospedale, ma noi quello che vorremmo che in questo consiglio fossero presenti le forze, gli industriali, l'economia, che ci fosse uno studio comparativo reale. La ASL, per individuare l'area di Piano Daccio, ha messo come parametro la viabilità ciclopedonale. Ma per un dipartimento di emergenze e accettazione, questo vuol dire DEA, è pensabile che una pista ciclopedonale possa essere un parametro per individuare un'area? Quando mai uno infartuato può andare in bicicletta in un dipartimento di emergenza e accettazione? Ora lo sport, calcio, si avvicina alla trasferta di Monopoli per il Pescara, il tecnico Alberto Colombo torna da ex al Veneziani e spera di invertire la rotta rispetto alle ultime tre partite, ma anche i pugliesi sono in difficoltà e aspettano la gara del rilancio. Il servizio di Andrea Costantini. La gara del Veneziani di dopodomani mette contro due squadre che non se la passano bene. Una fase d'impasse momentanea per il Pescara, che ha risvolti di più lungo corso per il Monopoli. In casa biancazzurra l'auspicio è che si sopisca il contraccolpo psicologico del KO col Catanzaro, seguito dalle due battute d'arresto con Virtus Francavilla e Taranto. Il tecnico Colombo lavora per far ritrovare alla squadra tranquillità e spensieratezza, fattori che hanno contribuito a portare molto in alto il Pescara. E lavora per le mosse giuste nello scacchiere con Boben e
Milani pronti a riprendere una maglia da titolare con un centrocampo inedito, Aloy in regia con More e Jabua ai fianchi, viste le assenze di Kraia e Palmiero, e con un attacco nel quale Lescano, ancora lontano parente del centravanti ammirato nei primi due mesi, anche a causa di problemi fisici, potrebbe di nuovo partire dalla panchina. Erdis Kraia, appunto, non ci sarà, ma parla di come il gruppo sta affrontando il momento e apprezza il sostegno della tifoseria. Un momento negativo sicuramente, perché veniamo da 3 sconfitte e vogliamo subito rialzarci. Secondo me non dobbiamo fasciarci la testa, però ecco, dobbiamo pensare positivo e guardare alla prossima. Ci stiamo ricompattando, per essere sincero, perché comunque in momenti di difficoltà viene fuori il gruppo, viene fuori la squadra. In altre interviste ho detto che comunque siamo un bel gruppo, lo ribadisco. Però dobbiamo dimostrarlo in queste occasioni, quindi quale occasione migliore per dare una risposta? Tifosi veramente eccezionali, perché comunque a partire dal Catanzaro che hanno fatto una cornice bellissima intorno a noi, però in tutte le occasioni ci sono stati vicini, anche in queste 3 partite ci stanno dimostrando la loro vicinanza nonostante il momento. Chiamato a ripetersi dopo la splendida scorsa stagione, il Monopoli non ha mai veramente ingranato e con 22 punti si trova nel drappello di squadre, chi appena dentro, chi appena fuori i playoff. L'esonero di Giuseppe Laterza, 13 punti in 9 partite, e l'avvento in panchina di Pippo Pancaro, 9 punti in 7 partite, non ha dato la svolta e i pugliesi hanno vinto una sola gara nelle ultime 6. Mancheranno Falbo e gli ex Fornasier e Derisio, un altro ex Giovanni Pinto, che potrebbe essere ancora impiegato da Braccetto nella difesa 3, ha analizzato in conferenza il momento della squadra, il suo nuovo ruolo e il prossimo match. Con gli obiettivi iniziali che si erano prefissati, in questo momento non siamo a quel livello, quindi dobbiamo cercare di lavorare, di correggere i difetti e gli errori e cercare di andare avanti. Trovare la soluzione così su due piedi non è facile, perché magari i risultati sul campo potrebbero aiutarti a lavorare con più fiducia. Per quanto riguarda invece il ruolo di Braccetto, un ruolo che non ho mai fatto, però ovviamente io mi metto a disposizione del mister, della squadra. Un ruolo che comunque non mi dispiace, perché ho una visione più ampia del campo, e poi soprattutto a me che piace molto giocare la palla, è un ruolo che mi permette di prendere tra virgolette qualche rischio in più. È una partita da prendere con le pinze, ma diciamo che anche il fatto che noi non siamo riusciti a vincere col Potenza, dobbiamo sicuramente dare il 100%, al di là che ci fosse presentato il Pescara domenica o qualsiasi altra squadra. E in primis dobbiamo partire da un atteggiamento positivo, cercare di fare il nostro gioco e cercare di portare la partita a casa. Ancora calcio, nell'ultimo impegno interno del 2022 il Città di Teramo supera largamente il fanalino di coda Morro d'Oro per 6-1 e resta a 2 punti dalla vetta. Il servizio è di Ania Cantagalli. Ancora un successo, ancora vetta distante 2 punti. Il Città di Teramo ha la meglio anche sul Morro d'Oro, fanalino di coda della classifica. 6-1 il largo risultato finale a Montorio nell'ultima uscita casalinga dell'anno, mentre la Turris Val Pescara continua la marcia al primo posto battendo anche il Mociano, prossimo avversario del Teramo. Diavolo con qualche variazione rispetto alla vittoria contro il Pianella. In difesa c'è Furlan al posto di Censori, Farindolini prende invece la posizione dello squalificato Ferraioli, mentre Petra Rulo è il centravanti al posto di Kovalonox. Prima gara ufficiale per il teramano ed ex Teramo Andrea Natali, che si siede sulla panchina di un Morro d'Oro a qualche ora dall'esonero di Luca Campanile. Inizio soft del Teramo, mentre il Morro è più aggressivo e con più volontà di gestire i ritmi della partita. Al 13esimo però è Petra Rulo ad impegnare Spinelli, preferendo la conclusione personale piuttosto che il retropassaggio ad un libero Degidio alle sue spalle. È l'episodio che comunque gira la gara dal punto di vista del possesso, ma non delle occasioni. Nel Teramo mancano movimenti tra le linee, senza Ferraioli squalificato o con Censori in panchina, si sente anche la mancanza di qualcuno che vada a dar fastidio agli avversari. Al 33esimo ci prova Pepe, dagli sviluppi di un angolo, a far male a Spinelli. Il Teramo comunque cresce e 2 minuti dopo la squadra di Pomante passa. Da un cross di Palumbo, Petra Rulo non arriva alla deviazione, lo fa invece Degidio, che porta avanti i biancorossi di casa. Nel Morro, capitano e torre non ce la fa e lascia il campo a Sciarra.
Ciannella. Al 43esimo Palumbo riceve e si mette in proprio, dando solo l'illusione del gol con la sua conclusione. Due minuti dopo De Giglio fa tutto bene, dialoga con Farindolini ma poi perde il tempo per il tiro. Il raddoppio arriva comunque prima della fine della frazione. Antonelli imita se stesso nel gesto tecnico contro il Lauretum, arma il destro e deposita alle spalle di Spinelli dalla grande distanza. Il Morro perde anche Di Michele all'11esimo della ripresa dopo un intervento salvaporta ed uscirà con una evidente fasciatura al ginocchio per far posto a Puglia. Al 12esimo su spunto di De Giglio, contatto in area tra Petrarullo e Spinelli in uscita, il direttore di gara lascia però proseguire. Al 17esimo, dopo un bellissimo dialogo sul limite dell'area con De Giglio, Sputore segna ancora per il quarto gol nelle ultime tre uscite, mandando i titoli di coda di fatto al match con il 3-0 delle città di Teramo. Al 31esimo ancora Sputore protagonista, che subisce fallo in area e successivo calcio di rigore assegnato dal direttore di gara. Prende palla di Stefano, ma alla fine è Kovalonox a battere e firmare il 4-0 per il Teramo. Prima della fine c'è gloria anche per Farindolini, che firma in bello stile il pokerissimo per il Diavolo, e i Cramellà invece a suonare la sesta per quello che sarà il 6-0 dei suoi. Al 42esimo Bozzi nega il gol a Sar, Bacozzi svirgola e beffa il suo stesso compagno, con palla che finisce oltre la linea di porta per la rete nel Morro e il 6-1 finale del match. Di certo Natali dovrà lavorare molto per provare a portare il Morro alla salvezza. Domenica prossima invece il Diavolo chiuderà il girone di andata a Mosciano. Passiamo al volley. Giornata nera quella di ieri per l'Abba Pineto, che ha perso nettamente e malamente a San Giustino, 3-1 per gli Umbri il risultato finale, lasciando Alfano la testa della classifica. Ancora senza Milan, la squadra ha risentito delle tante battute sbagliate, 19, di una ricezione difettosa, di una condizione fisica precaria dopo una settimana con poche sedute per l'influenza e della giornata di grazia dei locali che non hanno sbagliato niente. Ma è già tempo di pensare agli impegni del fine settimana. In A3 Pineto e Ortona giocheranno in casa domenica alle 18. L'Abba, a caccia di immediato riscatto, ospiterà invece il Parma. La Sieco, per proseguire la marcia, se la vedrà col Bari. In B il Montorio andrà domani ad Ancona, in B1 femminile, domenica l'Altino alle 17.30 è atteso dalla trasferta di Bologna a capolista solitaria. In B2 domani alle 17 il Nocciano Chieti riceverà la pallavolo Cerignola, alle 20.30 al Pala Elettra il Gada Pescara Project affronterà l'Isernia, mentre domenica il Teramo al Pala Acquaviva giocherà contro il Castellaneta. Questa era la nostra ultima notizia, tutti i servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale YouTube e sul nostro sito alla pagina www.tv6.it. Prossimo appuntamento con l'informazione di TV6 alle ore 23, questa sera invece alle 21 c'è Spoiler, il nostro approfondimento sull'attualità abruzzese. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.